Ciao Simona, siccome in un video hai detto che la colazione proteica fa dimagrire, indovina cosa ho fatto questa mattina? Hai fatto una delle ricettine dei miei video? No, sono andata con Squaletto al McFocus a prendere uno shark burger con le patatine. C'era dentro il filetto di pesce, la carne, il formaggio, la frittatina e anche la pancetta, tutto insieme pieno di proteine. Sarà anche proteico, ma non è proprio questo che intendo per una colazione sana e leggera. Vediamo in questo video le mie soluzioni proteiche del mattino, che è meglio. Ciao amici, la colazione proteica è un tema attualissimo e anche la colazione salata. C'è chi la adora e chi prova orrore solo a sentirla nominare. Io personalmente la adoro. Invece mi dà fastidio iniziare la giornata con una mega dose di zuccheri. Proprio sento quando mi entrano in circolo e mi disturbano. Dopo il picco iniziale di energia mi fanno venire sonno. E questo credo che succeda un po' a tutti, no? Solo che spesso non si collega la stanchezza agli zuccheri. Provate a considerare questo fatto e capirete molte cose sulla vostra salute. Iniziare solo con i carboidrati senza proteine ci fa sentire meno energici e poi iniziamo a cercare subito altri carboidrati. Le proteine al mattino prolungano il senso di sazietà, lo ha dimostrato anche una ricerca della University of Missouri. Chi vuole approfondire e leggersela tutta dall'inizio alla fine trova il link in descrizione. Io l'ho letta. Chi mi segue lo sa, per iniziare bene la giornata io faccio sempre una buona colazione proteica. Ne ho parlato in molti video e molti di voi hanno cambiato abitudini e siete stati meglio, me lo avete scritto voi stessi in tanti commenti. Quindi oggi passiamo al livello successivo, siete pronti? La colazione proteica salata. Se l'idea vi intriga, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti vi piace? Tanti nuovi video. E se invece non vi piace l'idea, mettete pure un dislike, tanto noi amanti della colazione salata la mangiamo lo stesso. Per esempio, a colazione io mangio la pasta, ma non una pasta qualsiasi. C'è stato un periodo in cui mangiavo la pasta normale a colazione, ero molto golosa e sono ingrassata. Poi finalmente ho iniziato a usare la pasta proteica, quella della Foodspring, sponsor di questo video. È a base di farina di piselli, senza soia e senza glutine. Ha meno carboidrati della quinoa e più proteine del classico pollo. Mi dà tanta soddisfazione, quando la mastico è bella consistente e tengo anche il peso sotto controllo. Vabbè, se non volete mangiarla a colazione, è un'ottima alternativa anche a pranzo o a cena. Ecco una mia ricettina facile facile e veloce veloce. Gli ingredienti sono semplici e genuini, della tradizione italiana. Olive taggiasche, pomodorini, origano, olio di oliva e la nostra pasta, ovviamente. La pasta proteica Foodspring cuoce in 7 minuti se la volete più al dente o 10 minuti se la volete ben cotta, come piace a me. Mentre si cuoce la pasta, io preparo il sugo velocemente. Taglio i pomodorini, li faccio rosolare velocemente nel loro sughetto con le olive taggiasche, un filo d'olio di oliva e un pizzico di sale e l'origano, ovviamente. A me piace la colazione salata, ma ispirata alla dieta mediterranea. Non sono una tipa da bacon and eggs, uova e pancetta. Poi lo sa anche il divano che i grassi animali fanno male ai trigliceridi, al colesterolo, alla linea. Quindi, mi sembra ottimo, Simona, ma io al dolce ancora non so rinunciare. Briochine alla crema, tranquilla, la mamma non va via. Vi sembra strano mangiare la pasta a colazione? Fatemelo sapere votando nel sondaggio qui in alto. Sembra strano finché uno non prova, poi diventa una fantastica abitudine. Va bene anche per i bambini, i ragazzi. Vi ricordate Serena, la mia amica chef vegana con cui collaboriamo da anni? Suo figlio ha sempre mangiato pasta prima di andare a scuola la mattina ed è alto, bello, sano e muscoloso e magro. Ah, baby Squaletto arriva un carico di proteine. Bene, vai con la pasta proteica allora! Come sempre potete usare il mio codice sconto Vignali, scritto in piccolo, YT scritto in grande, su questo e tutti gli altri prodotti della Foodspring. Così potete avere lo sconto del 15%. Trovate tutto, i link, le spiegazioni in descrizione. Se proprio proprio la colazione salata non fa per voi, ma volete comunque fare una colazione proteica, seguite i consigli di questo video. Parlando di video, ci sono tanti
tante novità in arrivo sul mio canale, quindi iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e cliccate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati su tutte le ultime uscite. E poi abbonatevi se volete aiutarmi nella mia missione di divulgazione e accedere a contenuti esclusivi proprio per voi. Bene, fate conoscere questo video, la pasta proteica, la colazione salata, condividete sui vostri social con i vostri amici. E noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!